ecco il guanciale, lo tagliamo più piccolo possibile per avere poi un guanciale croccante. Mettiamo il guanciale in cottura e buttiamo la pasta. Per la carbonara ho scelto gli spaghetti. Io utilizzo per questo quantitativo di pasta, che sono appunto 150 grammi circa, quindi per un paio di persone un piatto abbastanza ricco, utilizzo due uova, di cui una intera e un rosso. Utilizzo un uovo intero perché, piuttosto che sprecare la parte dell'albume, che è la parte acquosa dell'uovo, invece di aggiungere acqua di cottura utilizzo l'albume stesso. Aggiungiamo abbondantissimo pecorino, ricordiamoci di non salare l'acqua, e ovviamente pepe. Allora, quando abbiamo sciolto bene il pecorino con l'uovo, lo lasciamo da parte e teniamo d'occhio il guanciale, che, come dicevo, va abbastanza girato spesso perché, essendo molto grasso e i grassi sono conduttori di calore, se non lo giriamo rischiamo di bruciarlo da una parte e lasciarlo crudo dall'altra. Tiriamo sulla pasta e la mettiamo qui. Le uova cuociono intorno agli 80 gradi, quindi è sempre bene, per evitare di fare una frittata con la carbonara, tenerle alla larga dal fuoco. Quindi sarà la pasta che si avvicina alle uova e non viceversa. La pasta deve essere veramente veramente ben asciutta, altrimenti rischiamo di fare un brodo. Andiamo qui nella ciotola e la giriamo, la mettiamo nel piatto, spolveriamo ancora un po' di pecorino.